Salve a tutti signori ed eccoci qui a un video dove mostrerò i 5 prodotti Xiaomi che ho comprato e che più mi sono piaciuti. Il primo in realtà neanche ce l'ho in mano, cioè ce n'è uno distrutto dentro quella scatola, ma meglio che non ve lo faccio vedere. Si tratta in generale, ok, della serie Redmi, perché in fascia media sappiamo che Xiaomi va molto molto bene. Infatti Redmi 4, Redmi 4X, Redmi Note 4 sono tutti smartphone che mi sono piaciuti molto, che ho consigliato a tante persone e che si sono trovate bene, perché ci troviamo 3 GB di RAM, 32 GB di memoria, 4000 mAh di batteria, schermo Full HD, metallo come materiali, una fotocamera tutto sommato accettabile per un prezzo veramente irrisorio. Il 4X in particolare mi piace perché è meno squadrato dietro, però in realtà è la stessa cosa del 4. Sono tutti bei dispositivi, soprattutto quando li prendete con Panda 20 e che vi arrivano già con la ROM globale, non quella europea, proprio globale, che include già la lingua italiana e gli aggiornamenti OTA, quindi ho preso dentro, quindi degli smartphone fantastici anche come potenza. Li consiglio a tutti, in particolare adesso sta uscendo la serie 5, vedremo come sarà, ma diciamo che non ne sbaglia una Xiaomi sulla fascia media da Redmi 3, praticamente dalla serie 3, mentre il 2 era un po' plasticoso. Questo era il primo prodotto, che non ho neanche da mostrarvi. Il secondo invece è la penna Xiaomi, in realtà è Mijia, sapete, è una delle tante marche con cui collabora, fa anche la Mijia 4K eccetera. È solo una penna, cioè non è che è qualcosa di fenomenale solo perché la vende Xiaomi. Costa 2 euro su Gearbest, da quel che so io, o almeno questo è quello che l'ho pagata, e mi sono comprato pure le ricariche. È bella perché ha un certo peso, cioè è molto ben bilanciata in mano ed è di una plastica, penso esista anche in metallo, ce ne sono altre versioni, però questa qua è la versione base in plastica bianca, ma molto resistente, tra l'altro con un semplice movimento molto fluido estraiamo la punta e scriviamo con questo inchiostro giapponese. Vabbè, insomma, per quelli che come me sbrodolano un po' quando scrivono non è il massimo, però insomma per farci appunti o robe così è una penna, insomma è una penna, dai. Per il prossimo prodotto ho deciso che cambierò il mio outfit. Il secondo oggetto invece che ho comprato per aggiornarla, diciamo, visto che ne ho già avute ben due di batterie Xiaomi, la prima 10.000 mAh, quella tozza, e poi la IMI, non mi ricordo come cavolo si chiamava, insomma quella rossa di plastica che uso per alimentare la lucetta là dietro, che mi sono pure dimenticato di accendere. Questo è il suo aggiornamento, è la nuova batteria da 10.000 mAh con micro USB, c'è anche la versione con Type-C che è la Pro, insomma è diversa, di Xiaomi. C'è un po' di confusione in realtà su tutti i nomi eccetera, però questa qui è originale, si sente perché vabbè comunque è di ottimi materiali, è caduta per terra ed è resistita, quindi le fanno veramente resistenti, si graffia abbastanza facilmente come le precedenti. Cosa consiglio? Compratevi la cover in gomma, oppure se volete che ingombri pochissimo, perché questa è la versione slim, come vedete, la tenete così e va benissimo così. Questa qui ha la carica veloce sia in entrata che in uscita, è chiamata quick charge ma non c'entra molto con Qualcomm, semplicemente riesce a caricare il mio SSD Edge molto velocemente e si fa caricare dalle porte quick charge altrettanto velocemente, quindi per me è pienamente promossa. L'unica cosa è un po' pesante, però insomma è una power bank e questo è. Terzo oggetto, sempre in metallo, stavolta molto più compatto, il mini speaker Xiaomi. Xiaomi ne ha fatti di speaker, ma questo è in assoluto il più piccolo. Io credevo fosse almeno 3 cm in più di circonferenza e invece è veramente minuscolo, quindi si tratta di una cassa singola che anche rispetto alle normali casse è molto meno ingombrante, infatti questo lo potete mettere veramente ovunque, addirittura tenerlo in mano senza problemi. Fa un discreto casino e si collega abbastanza velocemente essendo Bluetooth 4.1. Si ricarica da qua e c'è un unico LED. Se volete qualcosa di veramente molto compatto ma che al contempo sia decisamente meglio delle casse del vostro telefono, questo per meno di 10 euro, addirittura l'ho pagato 5,50, è la scelta perfetta. Ultimo oggetto, e questo è uno che realmente mi serviva e insomma era da tempo che cercavo un sostituto alle mie Aukey che praticamente erano andate, sono le cuffie Bluetooth di Xiaomi. Adesso le ho tenute un po' male, ma queste cuffie per un prezzo che si gira attorno ai 20 euro sono veramente convenienti. Tra l'altro non che ci sia molta concorrenza, ce n'è qualcun'altra su Amazon, anche Meizu ne ha fatto un paio, però alla fine la qualità siamo sempre lì. Non sono per i maniaci della qualità, ve lo dico, perché anch'io che non ho proprio l'orecchio finissimo noto che non sono strabilianti, però mi servono per andare in bici,
me le tengo lì, sono comode, sono Bluetooth, hanno la batteria che dura ed è tutto quello che mi serve. Tra l'altro hanno i controlli sopra, perché ovviamente quando uno sta andando in bici o a piedi non ha alcun desiderio di prendere dalla tasca il telefono o da chissà dove e cambiare la traccia o aumentare il volume, ed infatti è tutto qua sopra. In particolare qui c'è il volume e lo stop, perché saltare la traccia non ho idea di come fare. Io lo implementerei in un doppio tocco del pulsante, ma non ho idea se sia così. Sono molto belle, guardate, sembrano tipo dei Mi Band, praticamente il design è lo stesso, e con questo archetto qui, anche se siete sudati eccetera, si attaccano benissimo al vostro orecchio e rimangono ferme. Tra l'altro questo cavetto è in gomma, quindi facile che si attorcigli, però essendo così morbido, diciamo, fatica a dar fastidio sul collo, infatti non l'ho praticamente sentito quella volta che le ho usate. Io ho finito, secondo me questi sono gli oggetti Xiaomi inferiore ai 20 euro, diciamo, più interessanti. Continuerà a sfornarne di sicuro, perché non riesce neanche a passare un anno che Xiaomi fa la seconda versione di qualcosa, la terza versione di qualcosa, e a volte migliora, a volte stravolge tutto e a volte rimane esattamente uguale, difficile che peggiori. Ma questa è Xiaomi e la conosciamo benissimo. Quindi io ho finito e se vediamo alla prossima.